Mi stanno cominciando a ricrescere i baffi finalmente e adesso sono tipo tornato in terza superiore. Ciao ragazzi, io sono Red, siamo sempre al Monopoly Software Shop per un nuovo episodio di A Lezione con Red. Questo episodio sarà molto corto, ma vi rivelerò un trucco molto molto importante che andrà a migliorare il vostro gameplay. Di cosa si tratta? Beh, di un trucco per entrare in puntamento ed evitare di farvi colpire. Sembra una cazzata, ma fidatevi. Guardate tutto il video, tanto dura poco. Sigla che poi partiamo. Una cosa che non vi ho detto è che il motivo principale per cui ho deciso di cominciare a fare questa serie è, oltre che fare un po' di chiarezza, dare una mano a chi si sta avvicinando al mondo del software, spiegandogli un paio di tecniche che difficilmente uno scopre da sé, era per andare a correggere un po' di quegli atteggiamenti che vedevo e che vedo fare in campo e che normalmente quando noto cerco di correggere anche nelle altre persone. Questo errore che vedo fare spesso è il seguente. Curioso figlio di puttana. No, ma... Ti ho fatto quello Winchester. No, no, c'erano quattro persone intorno, hai mandato avanti i minions, io stuco i minions, ho detto esco dall'altra parte e ti ha il bonus, poi no, fidati che quello si gira dall'altra parte, esce, sì, non mi ha visto. Finito, possiamo andare avanti adesso? Questo errore di cui vi sto parlando è il seguente: quando ci sono dei ragazzini o anche compagni di squadra, perché li correggo anche a gente che gioca da tanto, che sono in movimento e pensano che ci sia un nemico davanti a loro, tendono a muoversi in questo modo. Ovvero camminano in linea retta col fucile alzato così. Questo ci va a dare un grossissimo problema perché quando noi stiamo guardando in una direzione e pensiamo che là ci sia un nemico, entriamo in una condizione chiamata tunnel vision. Cosa sarà mai la visione a tunnel, sostanzialmente tradotto in italiano, ovvero vediamo solo quella cosa. Quindi tendiamo a concentrarci sulla mente, su quel particolare, su quel punto lì e a isolare tutto quello che abbiamo attorno. Questo ci impedisce però di rimanere abbastanza, come posso dire, pronti e attenti anche a quello che ci circonda, perché non è detto che il nemico esca solamente da lì. In poche parole, se io sto puntando e quindi vado ad alzare il fucile, appoggiare la guancia e anche con due occhi aperti comunque guardare solamente in quella direzione, mi escludo tutta questa cosa qua, ma soprattutto col fucile vado a coprire tutta questa zona. Come sapete bene, gli esseri umani vedono a 180 gradi, quindi possiamo e abbiamo una vista periferale che ci permette di tenere sotto controllo indicativamente 180 gradi, quindi un raggio di 180 gradi. Se noi ci muoviamo in quel modo lì, lo andiamo completamente a chiudere. Quando è però, per esempio, che possiamo andare in giro col fucile in questa posizione e magari avanzare? Beh, quando sappiamo che cosa abbiamo davanti, quindi che non ci siano cose per terra che ci possono far andare a inciampare, quando abbiamo dei compagni di lato che stanno coprendo appunto i lati e quando, anche entrando in questa posizione, c'è abbastanza distanza tra noi e il bersaglio da permetterci di vedere una buona porzione di campo da dove quella persona potrebbe effettivamente andare a uscire. Come facciamo però quindi se vogliamo avanzare, andare incontro al nemico e allo stesso tempo stare pronti ad avere il fucile in puntamento per potergli sparare prima che lui spari a noi? La risposta è molto semplice, ci sono due versioni di questo movimento, ripeto, sono cose, sono opinioni tutte mie, tutto quello che vi sto dicendo sono cose mie, quindi siete liberi di non essere d'accordo, pensarla diversamente e tutto il resto, se ne può discutere in maniera civile nei commenti, non mi fate girare le palle, quindi siate gentili, siate educati e io vi rispondo e se ne discute. Quindi io normalmente adoro fare questo, tengo il fucile appoggiato sulla spalla, normalmente vicino a dove poi lo devo andare ad alzare e cammino in questa posizione, ovvero tengo il fucile abbassato in modo tale che io possa vedere davanti a me molto semplicemente e poi dopo avanza. A volte lo tengo più basso, a volte lo tengo più in alto, dipende tutto da quanto siete stanchi, perché ovviamente, e spero che non lo facciate, giocare un intero game sempre col fucile in questa posizione è impossibile, soprattutto quando si va su fucili abbastanza pesanti, perché vi distruggete le braccia e magari fate uno o due partite e poi siete morti. Quindi anche imparare a utilizzare le vostre energie in maniera funzionale a quello che dovete fare è molto importante. Tagliando corto, sennò come al solito video corti come questo diventano di 15 minuti, avanzate tenendo il fucile basso, appena vedete il movimento, appena pensate che la persona stia per uscire, bam, lo tirate su. Ovviamente vi dovete allenare, dovete allenarvi, come vi avevo già spiegato, a andare in puntamento, alzare, abbassare,
distrarvi e poi andare in puntamento. Appoggiare anche il fucile in altri punti e poi dopo trovare subito il puntamento, e così potete avanzare, tenere una buona porzione di campo sotto controllo. Sono a fuoco? No. Tenere una buona porzione di campo sotto controllo e ovviamente evitare incidenti di percorso. Soprattutto perché mi è capitato più volte di vedere gente che, soprattutto all'inizio, avanza così come dei treni per poi andare a inciampare su un mattone, su qualcosa che avevano davanti, cadere sul fucile e spaccarlo. L'ultima parte non è mai successa, però si rischia di cadere e farsi male. Vi ringrazio, spero che il video non vi abbia annoiato. Questa è una cosa molto importante, anche imparare a mantenere l'energia durante il game, perché dobbiamo correre, dobbiamo andare in puntamento, dobbiamo essere veloci, e se ci arriviamo col fiatone facciamo fatica. Probabilmente vi parlerò anche di questa componente in un altro video. Per oggi però questo è tutto. Ringrazio infinitivamente tutti i ragazzi che hanno partecipato alla live di questo lunedì. Come detto, facciamo una live al mese, normalmente il primo lunedì del mese. Ringrazio anche per tutti quelli che hanno partecipato alla lobby privata, ci siamo divertiti un sacco di Warzone, lobby privata di Warzone. Siamo divertiti un sacco, tra l'altro il buon Red è riuscito a portare a casa una vittoria, in solo tra l'altro, quindi tutta farina del suo sacco. Il buon War purtroppo ha rosicato parecchio, ma è normale, tra di noi c'è sempre questa sfida, lasciatelo rosicare. E ricordatevi soprattutto che è sempre tutto in goliardia. War, non c'è bisogno di... Dai, War, smetti, mi fai sentire in colpa. Chi c'era quella live lo sa. No, ragazzi, stiamo ovviamente scherzando. Ci ha fatto un sacco piacere, però, scherzi a parte, giocare con voi. Quindi unitevi al gruppo WhatsApp, scriveteci in DM su Instagram e poi vi inviamo e invitiamo... Questa videocamera è il suo fuoco. Sul gruppo. In descrizione trovate anche i nostri Instagram. Ragazzi, siamo quasi a 1000 iscritti, sia io che la pagina del negozio. Vogliamo spingere questo Instagram o no? Volete gameplay? Dai! In descrizione c'è anche il link del negozio che rappresento, che mi permette di fare video qui dietro. Guardate che bellezza! Siamo a Reggio Emilia, quindi venite a trovarci se siete dei dintorni. Qui da Red è effettivamente tutto. Stay hungry! War, però davvero, cioè... Non ci rimanere male!